cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Vedete, cari amici, questo è il volto di un uomo tanto buono, è la rappresentazione vivente della bontà. Vedete, egli è un potentissimo neurologo e dicono che abbia scritto tanti libri di neurologia per case editrici importanti come la casa editrice internazionale Hachette, la Rizzoli, la Feltrinelli, la Mondadori. È tanto buono e tanto importante, ed è così buono che non fa altro che occuparsi di lui. Benché io purtroppo non sapessi nulla di lui, egli ha cominciato a parlare di me. È tanto buono quest'uomo, lo vedete quanto è buono, guardatelo qua, che due occhi profondi che ha. Lui capisce tutto, è tanto buono quest'uomo. C'è soltanto un fatto, sì, mi ha dedicato pure questo video, Lettera aperta a Serafino Massoni, guardate che spettacolo, da dove mi elogia, capito? Mi elogia, Dio che uomo buono che è costui, guardatelo bene cari amici, il volto della bontà, guardatelo qua. E poi mi ha informato con un commento che c'ha una figlia tanto brava, che ha già pubblicato un libro, mi pare che ci abbia 25-26 anni. Un libro ha pubblicato, capito, per la casa editrice Unicopli. E pensare che c'è già il romanzo, Il pendolo di Foucault, di Umberto Eco, questo romanzo, Il pendolo di Foucault, è dedicato agli APS, acronimo APS, che vuol dire autori proprie spese. Ha pubblicato un libro per la Unicopli, capito? E io gli ho detto, vai a dare un'occhiata al contratto di tua figlia, il contratto editoriale, vedrai tutto scritto per filo e per segno, perché la Unicopli è una delle infinite case che pubblicano a pagamento. Ma chi se ne frega di tua figlia? Ma perché mi viene a dire che tua figlia ha già pubblicato un libro, che è un libro a pagamento? Oggi tutti possono pubblicare un libro a pagamento. Tra l'altro ci sono anche gli ebook, ci sono. Dio quanto è buono quest'uomo, io non smetterei mai di guardarlo quest'uomo. E certo che poi dopo, se vai a vedere il suo canale, e ti meravigli che un uomo così importante, così buono, un potentissimo neurologo, pieno di pubblicazioni, che ha sfondato nel mondo accademico, ha sfondato, e poi ci abbia, perché sia venuto su YouTube dunque è venuto su YouTube il 23 novembre 2009. Io ci sono venuto nel 2008, e c'ho già la partnership da tanto tempo che YouTube mi ha dato la partnership, c'ho mi pare circa 8.000 iscritti e non so quante milioni di visualizzazioni. Ma poverino, un uomo così buono dovrebbe averne molto più di me, di visualizzazioni, di iscritti. Allora, è tanto buono, Dio quanto sei buono, caro, quanto sei buono. Ma che cazzo ne frega a me che tua figlia c'ha 24-25 anni, l'hai scritto tu, e ha già pubblicato un libro per la Unicopli. Ma se in Italia, l'Italia è piena di case editrici a pagamento, voglio dare un'occhiata al contratto editoriale della Fiat, dice la Fiat mia, la Fiat è un neurologo, me coglioni. Poi vedo che nel suo canale in primo piano, Maddalena Balsamo, Dio che non mi può vedere Maddalena Balsamo, sta su Wikipedia, ma Wikipedia gli ha dedicato una paginetta, gli ha dedicato alla Maddalena Balsamo. Poi chissà com'è nata sta paginetta qua, io sono su Wikipedia con tre paginate e non ho scritto una sola riga di mio su Wikipedia. Ha provveduto YouTube, ha provveduto Wikipedia, capito, a farmi le tre pagine. Vabbè, poi ma perché cosa mi cerchi, perché sei tanto buono, vero?
Questo qua, caro, si trova, si trova nelle facoltà umanistiche e linguistiche, è un libro di testo per le facoltà umanistiche e linguistiche ed è stato recensito anche sul quotidiano La Repubblica, puoi andare a vedere sul mio sito personale la recensione. Questo è distribuito dalle Messaggerie Libri, capito? Vabbè, dai. Poi, questo qua, caro, è stato pubblicato dalla casa editrice Hachette, gruppo editoriale internazionale Hachette, nella collana I codici segreti della storia. Vedi quanto è bello, caro? Io li mostro i miei libri e tu mostra i tuoi, mostra, capito? Guarda quanto è bello, guardalo qua. E per questo libro, caro, Hachette mi ha girato 15.000 euro. Guarda, caro, guarda. Banca Intesa, signor Serafino Massoni, oggetto pagamento diritti d'autore, Hachette fascicoli, leggi euro e 15.000 rotti. Capito, caro amico? Falle vedere anche tu queste cose di tua figlia, la figlia di un neurologo. Me coglioni, dicono a Roma, me coglioni. Quanto sei buono, Dio la bontà. Guarda qua, un romanzo ambientato ai tempi della nascita del nazismo, caro amico. E poi, Dulcis in fundo, guardalo qua, caro amico, guarda, guarda, tu che sei tanto buono, caro, tu che sei tanto buono, Dio quanto sei buono. Ma chi è che ti ha mai cercato? Ma io a te non ti ho mai cercato, come io non ho mai cercato neanche la Maddalena Balsamo. Che solo a vederla c'è da tremare da quanto è insoddisfatta. Dio quanto è insoddisfatta, insoddisfatta come te, però tu sei tanto buono ma sei anche tanto insoddisfatto. No, io sono un neurologo, sono in pensione. Ma come sei in pensione? Se c'è scritto che mi pare che hai 62 anni, sei già in pensione e non hai aperto uno studio di neurologia, ma che cazzo ci stai a fare su YouTube? Ma poi chi è che ti ha cercato? Ma chi è che ti ha cercato? Io non ti ho mai cercato a te. Tu sei un'altra Maddalena Balsamo, hai capito? Gente insoddisfatta. Ma guarda, caro, che trattenere l'aggressività, caro neurologo, fa molto male, sai? Si somatizza sia a livello corporeo che poi si interiorizza. Per cui si diventa tanto cattivi. E tanto, sì, e tanto invidiosi. Vatti a leggere La genealogia della morale di Friedrich Nietzsche, nei confronti della quale opera Sigmund Freud ebbe a dire che probabilmente la psicoanalisi l'aveva inventata proprio Friedrich Nietzsche. Guarda cazzo, guarda, ma chi è che ti cerca? Ma chi ti vuole, uomo buono, uomo pieno di bontà e di sapienza, che c'hai una quantità enorme di libri da mostrare e nei tuoi video, tuoi e anche quello di tua figlia, pubblicato da Unicopli. Ma chi se ne frega, io non ho mai parlato di mio figlio. Tu mi vieni a scrivere quel becero commento lì? Mia figlia, dice, è un'eccezione, ha pubblicato un libro per la Unicopli. Ma la Unicopli, Unicopli, io il mondo editoriale lo conosco meglio delle mie tasche, hai capito? Non so come vanno, e sono case editrici spazzatura, hai capito? Case editrici, si tratta di case editrici spazzatura. Chiunque può andare a pubblicare per queste case editrici spazzatura, capito? Ce ne sono tante che pubblicano solo a pagamento. Beh, insomma, uomo buono, ma perché non ti levi dai coglioni? Ma chi è che ti ha mai cercato, uomo buono? Guarda che io conosco tutti i tipi di linguaggio, io sono cresciuto sulla strada, capito? On the road! So usare il linguaggio dei bimbi minchia salottieri e so usare anche il linguaggio dei borgatari. Ma chi è che ti ha mai cercato? Uomo buono! A me non piacciono gli uomini buoni come te, perché sono pieni di cattiveria dentro, di fuori sono buoni. Ma dentro sono pieni di cattiveria, capito? Eccolo qua, ma sparisci, ma smettila di pensarmi. Io credo che tu mi sogni pure di notte, uomo buono. Ah, uomo buono, ma perché non sparisci dalla mia vita? Ma che neurologo del cazzo sei tu?
Mandatelo qua un neurologo. Vabbè, dai, cari amici, ripeto, io sono cresciuto sulla strada, capito? Conosco il linguaggio on the road. E a te ti dico quello che te meriti, che sei soltanto un neurologo fallito. Bene, cari amici, grazie se mi avete ascoltato, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.